Buongiorno e benvenuti a questo nuovo appuntamento organizzato dall'area di lavoro comune, interscambio tra i sistemi informativi in ambito di inclusione sociale, del network del comitato di pilotaggio OT11 OT2. Come saprete, oggi affronteremo i temi legati all'interscambio tra i sistemi informativi e in particolare vi presenteremo la versione aggiornata delle linee guida sul casellario in base alle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 147 di settembre scorso. Abbiamo quindi provveduto ad un aggiornamento della bozza di linee guida su cui abbiamo lavorato insieme con i membri dell'area di lavoro comune nei mesi nella primavera scorsa che ha portato a produrre le linee guida nel mese di giugno. Le linee guida sono state aggiornate e oggi cogliamo l'occasione per promuovere la diffusione di queste linee guida e dei suoi contenuti anche a una platea più ampia. Abbiamo provveduto ad allargare la platea degli invitati a questo incontro presso le regioni, ai referenti e ai dipendenti delle direzioni che si occupano di politiche sociali, sanitarie e sistemi informativi per il sociale, appunto per favorire una maggiore diffusione dei contenuti proposti ed eventualmente invitare anche i nuovi partecipanti ad iscriversi all'area di lavoro comune e a lavorare con noi alla seconda parte delle attività di quest'area di lavoro che è quest'area di lavoro che è ripartita in autunno e si concentra in questa seconda fase di attività sulle due importanti banche dati del REI e del SINA. Quindi chiedo intanto a tutti un veloce feedback tramite la chat sulla ricezione audio e video e quindi se mi sentite bene. E do il benvenuto a chi si sta collegando adesso. E potrete interagire con lo staff e con i relatori tramite la chat e nella parte finale del webinar potrete anche, se volete, intervenire in diretta prenotando un intervento tramite la chat e cliccando sull'omino con il braccio alzato nella barra blu in alto a sinistra. Altrimenti, i relatori comunque seguiranno la chat e sarà mia cura porre alla loro attenzione gli eventuali commenti, le domande che vorrete porre, le richieste di chiarimento e vi risponderanno non appena possibile. Ok, buongiorno, benvenuti a tutti. Chiedo intanto alla dottoressa Carla Antonucci, che è referente del centro di competenza di quest'area di lavoro, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di collegarsi e quindi di attivare la webcam e il microfono. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ecco Carla. Carla, buongiorno. Di voi. Bene. Abbiamo già collegate diverse regioni e vi prego di scrivere in chat la vostra regione, così abbiamo un feedback. Comunque vedo Basilicata, Toscana, Piemonte, anche il Ministero dell'Interno, la Sardegna. Ecco, tante regioni si stanno collegando bene. E rinnovo l'invito ai partecipanti al webinar di oggi a partecipare attivamente alle attività che l'area di lavoro sta portando avanti in questo periodo, dedicate alle banche dati REI e SINA. E per candidarsi a lavorare con noi basterà inviare al comitato di pilotaggio da cui avete avuto l'invito a partecipare al webinar una richiesta di partecipazione ai lavori dell'ALC. I lavori dell'area di lavoro si svolgono prevalentemente online nell'ambito della piattaforma del network OT11 OT2. Buongiorno, c'è anche la Val d'Aosta, salve a tutti e passerei quindi la parola a Carla Antonucci per la sua introduzione. Prego Carla. Sì, buongiorno a tutti voi e benvenuti a questa attività di diffusione ulteriore dei contenuti della prima area di lavoro comune e sottesa a diciamo, cercare di coinvolgere maggiormente tutte le regioni in questo lavoro di attuazione del casellario. Lavoro questo che è stato fatto, che credo abbia dato delle prime risposte che poi in qualche modo diciamo, si sono ampliate in questo nuovo disegno del sistema informativo unitario di servizi sociali che ha visto la luce con il decreto legislativo 147 di settembre. E, tra l'altro, un decreto legislativo che non ha solo ridisegnato complessivamente il sistema informativo unitario di servizi sociali, ma ha dato avvio a questa nuova misura di contrasto alla povertà.
Siamo assolutamente consapevoli della immensa sfida che entrambi gli obiettivi rappresentano per tutti. Diciamo, sappiamo anche diciamo, quanto sarà complesso, ma noi allo stesso tempo stiamo lavorando e anche con questa nuova, tra l'altro, area di lavoro comune che vuole focalizzarsi sia sulla banca dati del REI e la banca dati del SINA, che saranno, diciamo, le prime che necessiteranno di un'attuazione immediata. Il SINA attraverso diciamo, quanto previsto nel decreto sul dopo di noi e anche per quanto riguarda il fondo per l'autosufficienza. Per quanto riguarda il REI, sapete che c'è stata questa nota rivolta a tutti gli ambiti territoriali in cui sono state richiamate due importanti novità, diciamo, del decreto legislativo. La prima, diciamo, che riguarda la disposizione relativa al mancato invio che costituisce un illecito disciplinare e che può dar forma, portare comunque la responsabilità erariale. Al tempo stesso però si è voluto ulteriormente sottolineare il ruolo di tramite delle regioni, delle province autonome che eventualmente può essere previsto diciamo, a livello di normativa regionale. Quindi siamo perfettamente consapevoli della sfida, dell'enormità della sfida, però ci siamo e attraverso anche questa opportunità della nuova area di lavoro comune contiamo di lavorare per individuare insieme quelle che sono le criticità e provare a trovare delle soluzioni, sicuramente all'inizio anche soluzioni non di lungo periodo, ma soluzioni immediate per cercare di raggiungere il più rapidamente possibile gli obiettivi che ci siamo posti. Due parole sul ruolo di INPS. Grazie Carla, grazie del tuo intervento. Alcuni partecipanti hanno avuto problemi con l'audio e ad ogni modo verrà messa a disposizione da domani la registrazione del webinar per risentire gli eventuali passaggi dell'intervento di Carla che sono andati perduti. Mi invito a utilizzare la chat se volete porre domande a Carla, appunto tramite chat, in modo che possa rispondervi o tramite la chat o in un momento successivo, o possa rispondervi Giovanni, e invito Giovanni a collegarsi e quindi attivare webcam e microfono, e lo invito a parlare con un tono di voce alta in modo che i partecipanti riescano a sentire bene. Prego Giovanni. Buongiorno a tutti, spero riusciate a sentirmi, cercherò di parlare con un tono di voce sufficientemente alto e appropriato. Allora, innanzitutto grazie della numerosa partecipazione. Sto guardando ora la lista delle regioni, degli enti partecipanti al webinar di oggi e mi fa piacere vedere una corposa partecipazione da parte di diverse regioni. Ovviamente il nostro obiettivo è quello di riuscire possibilmente a coprire in maniera esaustiva tutte le regioni italiane, perché adesso ve lo dirò e spero di convincervi poi durante la presentazione. Questo spazio di lavoro, quest'area di lavoro comune rappresenta, dal mio punto di vista, e spero voi condividiate, un prezioso supporto al processo di implementazione, da un lato, del SIUS, del nuovo Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali, e dall'altro lato anche di accompagnamento di tutte quelle che sono le misure che stanno prendendo piede proprio in questi mesi e che in un certo senso
richiedono un utilizzo da parte delle regioni e dei territori del sistema informativo a fini di rendicontazione, a fini di monitoraggio e di controllo. Come già anticipato in maniera veramente esaustiva Carlo Antonucci, come voi credo sapete e come voi notate, siamo in un periodo di grosso fermento, di grosse novità per quanto riguarda le diverse misure che sono state attivate nell'ambito delle politiche sociali in generale, sociosanitarie, in questi ultimi mesi. Abbiamo ricordato la misura sul reddito, sul REI, si è ricordato prima per esempio l'importante misura sul dopo di noi e le misure per esempio sul fondo non autosufficienza. Questa area di lavoro comune, che molti di voi sapranno, è la continuazione di un precedente percorso che poi vi introduciamo, vuole di fatto supportare questo percorso. Non è un caso che quest'area di lavoro comune abbia nel proprio sottotitolo proprio le seguenti parole: avvio e stabilizzazione delle banche dati REI e SINA. Credo che voi tutti sappiate, perché tutti abbiamo letto l'articolo 24 del decreto delega povertà, che il SIUS, il Sistema Informativo dei Servizi Sociali, Unitario dei Servizi Sociali, si compone di diverse componenti, non solo del REI o del SINA, ma proprio il REI e il SINA sono quelle due componenti su cui le regioni, gli ambiti territoriali e i comuni dovranno confrontarsi, perché vi è, come dire, una priorità di lavoro legata all'attivazione delle misure che prima abbiamo ricordato, dalla misura sul reddito, REI, alle misure sul dopo di noi, alle misure sui gravissimi, per esempio, che richiedono da parte dei territori, in primis degli ambiti territoriali, dei comuni e per il loro tramite anche per le regioni, ove previsto, il caricamento dei dati legati ai beneficiari e alle prestazioni da loro beneficiate. Quindi questo, come dire, rappresenta uno spazio unico anche e importante con cui, credo di poterlo dire, il Ministero e l'INPS coinvolgono le regioni in particolar modo per avviare un dialogo, un confronto che abbia diversi obiettivi. Da un lato quello di codificare, o meglio, di raccogliere e codificare quelle che sono le criticità condivise dalle varie regioni o specifiche di determinate regioni, di determinati territori, e dall'altro di individuare delle possibili soluzioni, per quanto possibile in questa area di lavoro comune, suggeribili alle regioni e per il loro tramite ai territori stessi. Spero mi sentiate bene. Nella mia presentazione andrò a toccare 5 punti sostanzialmente. Per alcuni potrà sembrare un po' ripetitiva perché oggi vi è una prima parte di diffusione, come delle precedenti linee guida che sono state aggiornate quantomeno dal punto di vista lessicale alla luce della nuova introduzione del SIUS con l'articolo 24 del decreto delega povertà. Presenteremo quindi il percorso ALC, le linee guida della prima ALC, lo stato di avanzamento delle linee guida in alcune regioni esemplificative dell'utilizzo che ne è stato fatto. Apriremo poi al SIUS, quindi al Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali, e affronteremo le nuove sfide che il SIUS apre e su cui cercheremo di lavorare. E successivamente a ciò parleremo delle sfide che affronteremo nella nuova area di lavoro comune, per cui l'invito è a una più ampia ed estesa possibile partecipazione da parte di voi regioni, perché solo con un'ampia partecipazione come quella che vedo oggi si riesce effettivamente poi a trovare delle concrete soluzioni sui vari versanti.
E poi un affondo appunto su Sine Rei e il percorso in atto. Come vi ho detto, questa, come molti di voi sanno, questa non è la prima area di lavoro comune, quella su Sine Rei, ma è stata preceduta da una precedente esperienza, da una precedente area di lavoro comune dal nome Interscambio tra i sistemi informativi in ambito di inclusione sociale, che ha voluto primariamente accompagnare il percorso di avvio e di messa a sistema del casellario dell'assistenza. L'obiettivo dell'AS Conclusa, che si è tenuta tra il dicembre 2016 e il giugno 2017, è stato quello di più che altro lavorare sull'interscambio fra i diversi livelli del sistema di welfare, i diversi livelli di governo del sistema informativo e del casellario dell'assistenza. Quindi, in particolar modo, sugli interscambi fra il livello comunale e di ambito territoriale, il livello regionale, fino al livello del Ministero e dell'INPS. Quella che vedete, lo dico solo per quelli che non hanno ancora familiarità con questo spazio dell'area di lavoro comune, appunto il portale su cui avviene tutto il lavoro di interscambio, di raccolta informativa, di rilascio di linee guida, di rilascio di buone pratiche, di condivisione delle criticità e dello spazio in cui noi lavoriamo. Come Maura vi ha precedentemente detto, il lavoro avviene primariamente online, le modalità di contatto visivo tra noi e voi sono primariamente nell'ambito di questi webinar che noi organizziamo, dove non ci sono solo io ad annoiarvi parlando, ma vi è anche la possibilità per voi di interagire, di porre delle domande, porre delle questioni a cui possibilmente si cerca di dare risposta istantanea, e laddove non possibile si lavora in back office e si rilasciano poi delle indicazioni tramite i canali di comunicazione dell'ALC sul sito che vedete lì riportato. Quali sono gli ambiti di intervento di cui ci siamo occupati? Allora, non c'è stata, e mi piace anche ricordarlo questo, cioè che non sono state solo condivise dall'alto delle linee guida che poi vi presento, ma c'è stata anche un'opera di identificazione di criticità, cioè di dialogo concreto con le regioni, così come si sta facendo adesso con la nuova ALC, per identificare le cose che ancora non vanno o su cui i territori esprimono delle perplessità o delle criticità. E questo lavoro non è stato solo funzionale alla produzione delle linee guida che poi vi presento, ma anche, e mi piace anche pensare che questo sia vero, e ritengo che ci sia una parte di verità, allo sviluppo poi di quello che è il percorso di costruzione del sistema informativo unitario dei servizi sociali. Molte delle cose che abbiamo raccolto e molte delle criticità che abbiamo raccolto nell'ambito della prima ALC, in realtà le troviamo in un certo senso risolte o meglio elaborate nell'ambito dell'articolo 24 del decreto delega povertà e della nuova strutturazione del SIUS, del Sistema Informativo dei Servizi Sociali. Come vi ho detto, questo non è servito solo al Ministero, all'INPS, per tendere verso un modello sempre più completo e funzionale, sempre più completo e funzionale del sistema informativo, ma anche per dare attuazione a delle vere e proprie linee guida, che sono state sviluppate, come chi ha partecipato a questo spazio sa, a legislazione vigente, quindi sono delle soluzioni di interscambio fra i diversi livelli di governo, di ambito territoriale, di ministero, di, pardon, di regione e ministero a legislazione vigente, cioè seguendo quelle che
erano le possibilità normative e tecniche messe a disposizione. Queste linee guida sono chiaramente un qualcosa che evolve nel tempo perché le soluzioni tecniche cambiano, perché anche le normative cambiano e chiaramente le linee guida devono adattarsi e piano piano questo percorso lo si sta portando avanti. Le linee guida, se ricordate bene, si fondavano primariamente su due pilastri, in particolar modo. Quello, come dire, del framework normativo, dove sono state identificate e denucleate tutte le criticità e dove è stata redatta una proposta normativa vigente, di soluzione normativa per l'accesso ai dati e la facilitazione dell'interscambio informativo e il rilascio informativo da parte di INPS alle regioni in primis, e una soluzione tecnico-informatica che permettesse appunto un efficace ritorno informativo per le regioni, perché, come sapete, molti di voi già lo sanno perché hanno partecipato alla precedente ALC, il garante della privacy ha posto delle limitazioni all'accesso ai dati del casellario, perché come dire, la possibilità di avere accesso ai dati individuali e anche ai dati individuali sensibili in particolar modo è stata ristretta solo ai titolari della prestazione, dell'erogazione della prestazione, e per la maggior parte delle tipologie di prestazioni erogabili, le regioni non erano titolate ad avere accesso alle informazioni sulle prestazioni, sui beneficiari, delle prestazioni di cui, per esempio, i comuni o gli ambiti territoriali erano e sono titolati. Vi presento adesso le linee guida che sviluppammo, poi troverete, come già vedo, troverete i link anche le linee guida aggiornate sulla nostra piattaforma di lavoro, e vedo che Maura sta postando questi link. Faremo adesso una rassegna veloce di quello che stava all'interno di quelle linee guida sui due pilastri, cioè quello normativo e quello delle soluzioni tecnico-informatiche. Il problema rilevato da un punto di vista normativo era che le regioni, per i dati relativi alle prestazioni di cui non sono titolari, e sono di fatto la maggior parte, non possono accedere ai dati individuali puntuali a cui può accedere solo l'ente titolare del dato. La soluzione che è stata, la possibile soluzione che è stata rappresentata è che il titolare del trattamento dei dati è legittimato a incaricare soggetti terzi a trattare dati, anche di natura sensibile, ma deve dare espressamente incarico al soggetto terzo attraverso un atto di legge, cioè attraverso un'azione coordinata tra gli enti locali e gli enti regionali. La giunta comunale da un lato e il livello regionale dall'altro sono tenuti, la giunta regionale ha una delibera per la delega al trattamento dei dati, il livello regionale a sancire la rilevanza pubblica della programmazione, della valutazione delle politiche sociali e a predisporre adeguati protocolli. Questo per, come dire, come obiettivo massimo, cioè come obiettivo di condivisione piena dell'intero pacchetto informativo del tracciato record su ciascuna delle banche dati del casellario. Questo era stato chiaramente poi condizionato a un parere del garante della privacy, ma a legislazione vigente era di fatto la soluzione più come dire, appropriata dal punto di vista normativo. Poi vedremo che questo pone delle limitazioni, pone anche dei problemi. Vedo che c'è una domanda sul fatto che se alcune regioni hanno intrapreso questa soluzione, vi dirò adesso quali soluzioni stanno intraprendendo alcune regioni campione che hanno partecipato al precedente webinar e che hanno compilato il questionario
criticità, buone pratiche, perché vedremo che in realtà le soluzioni che al momento, su cui al momento stanno vertendo le regioni sono soluzioni più dal punto di vista, più dal punto di vista tecnico, informatico, rispetto a soluzioni a carattere normativo, rinunciando anche all'accesso ai dati individuali, ma mettendo a disposizione delle piattaforme di caricamento e convogliamento dei dati verso il Ministero, mettere a disposizione, pardon, dei comuni e degli ambiti territoriali, piuttosto che soluzioni normative, rinunciando alla lettura magari individuale del dato, anche quando questo è per esempio sensibile, ma accontentandosi per le proprie funzioni di monitoraggio, valutazione e programmazione delle politiche del dato aggregato. Ok? Questo anche per risolvere eventuali problemi di tempestività dell'accesso a quelle informazioni, legate per esempio al flusso di ritorno che dal comune all'INPS deve poi ritornare alla regione. Avendo un portale dedicato, ciò permette di fatto di avere in maniera tempestiva dati pur aggregati, ma realistici e rappresentativi di quella che è la situazione regionale, sulle prestazioni erogate. I passi da compiere per la creazione normativa vengono poi della piattaforma no normativa vengono poi elencati. Ci sono sempre all'interno delle linee guida, non solo i nucleati principi, ma si cerca anche di elencare in maniera il più puntuale possibile quelli che possono essere appunto gli specifici step da intraprendere per arrivare a una piena applicazione del principio sancito dalle linee guida. In questo caso, come vedete, vengono enucleate le azioni da intraprendere da parte degli enti locali e le azioni da intraprendere da parte delle regioni, cioè adottare una delibera per delegare il trattamento dei dati da parte degli enti locali e dalla parte delle regioni sancire con atto proprio la rilevanza pubblica della programmazione e della valutazione delle politiche sociali e predisporre adeguati protocolli per la protezione dei dati. Questo nell'ottica di una completa delega dell'accesso dell'accesso ai dati. Continuo con la seconda slide, che è quella delle possibili criticità. Chiaramente all'interno delle linee guida si cerca non solo di dare dei suggerimenti, ma anche di prospettare quelli che possono essere punti di forza e debolezza di questi suggerimenti, o quantomeno le possibili criticità a cui si può andare incontro, o comunque i punti d'attenzione da tenere in considerazione laddove si volesse intraprendere uno specifico percorso prospettato. Di sicuro un primo aspetto sono i tempi lunghi rispetto alle deleghe. La possibilità di non coprire tutti gli enti locali e possibili ed eventuali ostacoli nella delega. Grazie Maria Elena per la specifica ulteriore che ha specificato, corroborando quanto sto di fatto dicendo. Per quanto riguarda le azioni delle regioni, possibile non attivazione in tutte le regioni, ma questo è, come dire, un male minore se lo guardiamo dal punto di vista regionale, tempistiche sfasate sul territorio nazionale e la necessità di un ulteriore parere su questo da parte del garante. Come vi ho detto, non è stato prospettato nel lavoro precedentemente fatto con le regioni e con INPS e con Ministero solo l'aspetto normativo, ma anche l'aspetto tecnico-informatico, cioè una possibile soluzione per le possibili soluzioni prospettate a normativa vigente da parte di INPS per il rilascio dei pacchetti dati da INPS alle regioni. E qui è stato
individuato e suggerito da parte di INPS stesso il file transfer protocol per l'ottenimento dei pacchetti di dati, che è un protocollo che consente il trasferimento dei file, come sapete, tramite internet ed è disciplinato dai decreti direttoriali 8/2015 e 103/2016, che disciplinano per l'appunto il casellario. Anche qui sono stati enucleati i passi da compiere per l'attivazione del file transfer protocol, dall'invio di una specifica richiesta INPS per l'acquisizione dei dati, con richiesta di username e password, la comunicazione a INPS del proprio indirizzo IP pubblico statico, l'installazione di un client, la connessione al server e il download del file tramite protocollo FTP. Anche qui le possibili criticità e le possibili problematiche sono state comunque sempre individuate e sono legate al fatto che sono necessarie chiaramente le risorse informatiche adeguate e personale all'uopo formato dal punto di vista informatico, che l'accesso è consentito esclusivamente dall'IP pubblico abilitato e non da altri IP. Che per l'uso dell'SFTP occorre munirsi di un programma differente dal classico Browser Explorer, che sia necessario avere a disposizione un indirizzo IP pubblico statico che non sempre è fornito dall'operatore di telecomunicazioni e che si tratta chiaramente di gestire grandi quantità di informazioni, perché se pensiamo che a regime parliamo di tutte le informazioni, quindi tutte le informazioni sui beneficiari, tutte le informazioni sulle prestazioni, su tutte le banche dati SIUS di tutti i comuni della propria regione, ben capite che ci sono, che parliamo di volumi di dati particolarmente rilevanti. È stato in questo periodo, quest'ultimo periodo, avviato, come vi dicevo, una prima attività nell'ambito del nuovo percorso di avvio dell'ALC sul REI e sul SINA, sull'avvio e stabilizzazione delle banche dati REI e SINA. E in questa prima fase abbiamo cercato di capire come le regioni si stiano muovendo in generale, non solo sull'utilizzo delle linee guida che sono state sviluppate, ma anche sul discorso legato al SIUS in generale e quindi allo sviluppo del sistema informativo unitario dei servizi sociali per le sue varie componenti e per le sue varie banche dati. Qui vi riporto alcuni dati delle regioni che ci hanno comunicato i loro passi, i loro step. Mancano purtroppo due regioni che ci hanno scritto giusto l'ultimo giorno, non abbiamo fatto in tempo a completare l'analisi, sono l'Emilia-Romagna e Piemonte che oltre a Basilicata, Marche e anche le altre regioni che ci hanno risposto hanno, come dire, condiviso i loro percorsi di avvio. In generale vi posso dire che partiamo da posizioni molto differenti, perché di fatto ogni regione sta cercando di individuare la soluzione più appropriata per il proprio contesto, insieme anche e sviluppando anche dei tavoli di lavoro comuni con gli ambiti territoriali. È per esempio la situazione dell'Emilia-Romagna, che ha avviato diversi tavoli di lavoro di confronto con gli enti locali per individuare le soluzioni migliori. La soluzione che però sembra essere quella più diffusa e più condivisa è quella di sviluppare la componente, o quantomeno lavorare sulla componente tecnico-informatica, cercando da parte delle regioni di mettere a disposizione delle piattaforme ove i
ove gli ambiti territoriali possano, come dire, caricare i propri dati e quindi trovare un percorso agevolato e facilitato e all'interno di queste piattaforme poi poter acquisire direttamente le proprie informazioni di utilizzo per le proprie finalità e per le proprie funzionalità degli enti regionali. Come Basilicata, per esempio, si sta predisponendo il percorso di avvio di un nuovo sistema informativo sociale che già è in essere in Regione Basilicata, ma che chiaramente è stato sviluppato su logiche, come dire, da 328, cioè ancora senza considerare il percorso che poi si è avuto con il casellario dell'assistenza e si è avuto poi più recentemente con l'avvio del SIUS, che oltre ad implementare per la prima volta un fascicolo sociale informatizzato, contemplare l'utilizzo anche delle linee guida della precedente ALC su cui si sta lavorando per la creazione e l'interscambio di flussi informativi che permettono sia di alimentare e di soddisfare il fabbisogno informativo, il debito informativo del livello ministeriale del livello centrale, sia le necessità di programmazione del livello regionale. Nelle Marche si sta allo stesso modo predisponendo un percorso di sviluppo di un modulo relativo alla domanda sociale del sistema informativo sociale, il quale implementerà anche qui un fascicolo sociale informatizzato che è già stato sperimentato, che permetterà la creazione e l'interscambio dei flussi con il SIUS, oltre che con gli altri sistemi informativi regionali, perché poi lo vedremo nella successiva presentazione. Uno dei punti di lavoro importanti su cui si dovrà lavorare in particolar modo, per esempio, con il flusso SINA, con il sistema informativo SINA, è quello dell'integrazione con le banche dati esterne o i sistemi informativi esterni. Sul SINA, classicamente, come dire, il sistema informativo gemello di interscambio è quello della sanità. Parliamo di prestazioni sociosanitarie integrate, parliamo di beneficiari di prestazioni sociosanitarie integrate che esprimono anche un profilo di salute sia sugli assi sanitari, dalla mobilità al cognitivo agli stati funzionali, sia su quello sociale e socioassistenziale, che necessitano quindi un costante dialogo, una costante interazione. Tra le criticità individuate, si sottolinea il caso di Regione Marche, dove si sono avute delle difficoltà da parte degli enti per la raccolta di informazioni dei tracciati e lo stato di incertezza riguardante alcune banche dati. Qui non è un problema riscontrato solo ed esclusivamente da Regione Marche, ma è un problema diffuso. Adesso cito per esempio il caso dell'Emilia-Romagna, che come vi ho detto non ho potuto riportare qui su questa slide perché ci è arrivata da poco la scheda, il questionario compilato. Per esempio, su Regione Marche e su Regione Emilia-Romagna, e credo che questo sia un problema anche condiviso da molte regioni, da molte altre regioni italiane, c'è un problema legato con sempre il SINA, ma in particolar modo la componente disabilità. Perché non tutte le regioni al momento hanno degli strumenti univoci di raccolta informativa, di valutazione innanzitutto multidimensionale delle condizioni degli stati di disabilità. Ecco, un altro tema, giustamente, Maria, continuo con quanto stavo dicendo, è il fatto che gli enti debbano inserire più volte le stesse informazioni che a volte sono già in possesso dell'INPS. E questo chiaramente lo possiamo codificare e riportare nello specifico, anche segnalando quali sono queste informazioni ripetute e che sono già in possesso dell'INPS affinché si possano trovare delle soluzioni da parte di INPS tecniche che ottimizzino di fatto i tempi e le modalità
di popolamento per ridurre la molestia statistica nei confronti degli operatori che inseriscono i dati. Stavo dicendo, rispetto ai tracciati record, che ci sono dei problemi, per esempio, sulla componente disabilità del SINA, cioè non in tutte le regioni ci sono degli strumenti informativi, degli strumenti di valutazione multidimensionale che generano tracciati record sugli stati di salute degli individui beneficiari disabili delle prestazioni sociosanitarie integrate. Questo è il caso, per esempio, del Dopo di Noi. Dopo di Noi richiede che vengano caricati i dati dei beneficiari delle misure Dopo di Noi legati agli stati di salute dell'individuo con disabilità, quindi al suo stato cognitivo, al suo stato di mobilità, al suo stato funzionale, al suo stato sociale. Ecco, alcune regioni non hanno uno strumento univoco per la raccolta di queste informazioni e per la valutazione di queste informazioni. In certi casi ci sono ASL che si sono dotate di strumenti legati ai CF, in altri casi altre ASL utilizzano strumenti basati su ADL, IADL o altre scale, il che rende, come dire, molto eterogeneo la modalità con cui si generano le informazioni sugli stati di salute delle persone con disabilità che devono poi essere caricate all'interno del flusso SINA e si genera quindi un potenziale rischio di difformità delle informazioni che vengono raccolte e caricate sugli stati di disabilità anche all'interno della stessa regione. Un altro problema è che è legato, per esempio, al fatto che nelle regioni in cui invece è stato adottato uno strumento univoco di valutazione multidimensionale degli stati di salute delle persone con disabilità, e spesso parliamo di strumenti legati alla classificazione internazionale del funzionamento e della disabilità, quindi l'ICF. In realtà, la transcodifica del flusso ICF nel flusso SINA può risultare difficoltosa, perché come sappiamo tutti, cioè come sappiamo, credo in molti, e molti di noi e di voi hanno partecipato alle prime esperienze del flusso SINA nel 2009, quando alla guida c'era la dottoressa Banchero, nella regione Liguria, il flusso SINA fu sviluppato partendo da una logica più geriatrica e meno improntata agli stati funzionali delle persone con disabilità. Il problema qual è? Che non è automatica, non è immediata la transcodifica di un flusso basato sull'ICF in un flusso di stampo geriatrico, che di fatto deriva da un lavoro fatto nell'ambito dei mattoni del sistema sanitario nazionale legato alla convergenza di alcuni strumenti di valutazione multidimensionale allora in atto e anche oggi in atto in uso presso le regioni italiane, che erano la SVAM, il BINA, il RUG, l'AGED e il SOSIA, se ricordo bene. Quindi uno dei lavori che cercheremo di fare proprio all'interno di quest'ALC è cercare di lavorare su questi aspetti, cercare di capire come si possono dare delle linee guida omogenee, uniformi per tutti i territori all'interno delle stesse regioni, ove possibile anche tra tutte le regioni, per far sì che vi sia un popolamento, come dire, omogeneo e dei tracciati record omogenei che abbiano un'univoca interpretazione all'interno di queste banche dati. Continuo, le regioni hanno evidenziato l'implementazione dei flussi nazionali previsti dall'NSIS, per esempio, già lo fanno sul fare il SIAD. Teniamo presente che chiaramente la partita del SIUS è una partita diversa perché richiede come dire, una nuova implementazione, nuove esperienze, nuove metodologie di alimentazione, di popolamento di questi flussi. E lasciatemi dire anche più complessi, perché se nell'ambito del flusso del sistema informativo sanitario il livello di governance del sistema è molto più semplice, perché parliamo dai distretti alle ASL al livello regionale di un
sistema di governo di fatto univoco, non ci sono diversi livelli di governo come nel nostro sistema di welfare dove abbiamo i comuni, gli ambiti, le regioni, il ministero. Chiaramente il SIUS richiede tutta un'altra tipologia di cautele, tutta un'altra tipologia di percorso di lavoro. E infatti andiamo a citare proprio qui da ultimo le banche dati Sinerei che rappresentano due grosse sfide, sicuramente, cioè tutta la partita sulla povertà e tutta la partita sulla non autosufficienza, che rappresentano, come ben capite, forse le partite più grosse legate allo sviluppo del SIUS e anche casualmente le partite più attuali, perché legate al popolamento delle banche dati SINA, delle banche dati REI, c'è tutta la partita della misura REI, quindi sulla povertà, che si è recentemente attivata, e sulle misure sulla non autosufficienza, dal dopo di noi, il fondo non autosufficienza, che richiedono l'obbligatorietà del popolamento del flusso SINA. Poco fa Carlo Antonucci vi ha anche citato la circolare che appunto è circolata in questi giorni per tutti gli ambiti italiani dove si invita e si presenta e si ribadisce l'obbligatorietà del caricamento delle diverse banche dati del SIUS per quanto riguarda le prestazioni fruite. Prestazioni socio-assistenziali fruite dai futuri beneficiari delle misure sul reddito, beneficiari sul REI, e queste obbligatorietà portano anche con sé, poi, come si è letto sulla circolare, delle sanzioni per chi inserisca in maniera erronea maria errata o non completa o non inserisca proprio le informazioni legate alle prestazioni fruite, perché questo potrebbe determinare un'errata quantificazione degli importi spettanti sul REI ai futuri beneficiari. Quindi su questo il lavoro che si cercherà di fare sarà anche quello di identificare delle possibili, ove possibile, misure tampone. Per cercare di, come dire, di rispondere in maniera il più piena, pronta e funzionale possibile a quelle che sono le richieste che arrivano dal SIUS, dal Ministero, dall'INPS, e al fine di supportare i territori a questa attività che comunque dovrà essere fatta per l'avvio della misura sul REI. Chiaramente non tutte le regioni sono pronte, anzi una minima parte delle regioni è pronta sul REI e sul SIUS, quindi con gli adeguati strumenti anche informativi per popolare ed alimentare queste banche dati. Ci sono delle altre modalità previste dall'INPS per il caricamento dei dati che forse, idea mia, ma poi ne parleremo insieme a voi regioni, possono essere sfruttate quantomeno in questa fase di transizione. Per da un lato adempiere a quanto richiesto sul REI e accompagnare mano a mano più nel lungo periodo lo sviluppo del SIUS a livello nazionale nelle sue declinazioni regionali e locali. Quindi queste potrebbero essere dei potenziali percorsi di lavoro. Sarà secondo me importante e funzionale anche per tutte le altre regioni che riscontrano delle problematiche, sia sul SINA da un lato e anche sul REI in particolar modo, perché è un po' la priorità di lavoro di questo momento, cercare di cogliere quelle che sono le buone pratiche già sviluppate da altre regioni. Io penso al lavoro enorme che è stato fatto in questi ultimi anni dal Friuli Venezia Giulia, dalla Puglia, ma la stessa Emilia Romagna già su questo si è attivata, con le loro misure di integrazione al reddito, dal RE, dal MIA, che hanno già sviluppato dei protocolli d'intesa e dei protocolli di lavoro con INPS. Ecco, riuscire per esempio a cogliere le buone pratiche e le buone esperienze già sviluppate in questi anni, quantomeno sulla misura della
della povertà, ecco, questo secondo me è un incentivo in più a stare dentro questa quest'area di lavoro comune, perché si può imparare dalle buone pratiche degli altri e anche dagli errori degli altri per cercare di non ripeterli. Quindi un motivo in più per stare qui dentro. Due parole sul SIUS, tanto ne avete già sentito parlare e ne abbiamo già parlato. Il SIUS è il Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali, che di fatto viene istituito all'interno dell'articolo 24 del decreto legislativo 147 il 15 settembre 2017, quindi neanche l'altro ieri, proprio ieri. Il SIUS integra e sostituisce senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica il Sistema Informativo dei Servizi Sociali e il Casellario dell'Assistenza, che di fatto non nomineremo più. Parleremo solo del SIUS, parleremo delle banche dati di cui si compone, e all'interno, banche dati che diciamo sono da un lato quelli legati agli aspetti prestazionali, quindi la BDPSA e la BDPS, banche dati prestazioni sociali agevolate e quella delle prestazioni sociali non agevolate, dall'altro lato la banca dati, l'allora banca dati delle valutazioni multidimensionali, che diventa, che cambia semplicemente il nome, diventa BDVPP, che è la banca dati delle valutazioni e delle progettazioni personalizzate, all'interno della quale continueremo a ritrovare il SINA, come è stato già detto, il SIMBA sulla partita minori e la banca dati sia SIP-REI, che ora diventa appunto la banca dati REI sulla povertà, sui dati sulla povertà che va a costituire il terzo pilastro. Dentro quest'area di lavoro comune affronteremo le priorità, come vi dicevo, il SINA da un lato, legato alle misure sul dopo di noi, le misure sulla non autosufficienza e del fondo non autosufficienza, e da un lato la tematica del REI. Lo scopo del SIUS è chiaramente assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali e delle prestazioni erogate dal sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e di tutte le informazioni necessarie alla programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione delle politiche sociali. Queste ultime parole sembrano forse scontate, ma non lo sono per niente, perché se il casellario nasce nella sua prima concezione più come strumento di monitoraggio e controllo della spesa, delle prestazioni e dei beneficiari, in realtà qui si ribadisce all'interno dell'articolo 24 che il sistema informativo unitario dei servizi sociali è in realtà un sistema che supporta non solo il controllo e il monitoraggio della spesa, ma anche la programmazione, anche la presa di decisioni. E se ciò deve fare, è opportuno che ci si muova per far sì che il suo sviluppo sia sempre di più di supporto per la programmazione dei vari livelli. Parlo delle regioni per quanto riguarda la programmazione regionale, parlo degli ambiti per quanto riguarda i piani di zona, i comuni stessi che hanno necessità di controllo di gestione dei propri dati di spesa, e chiaramente il livello più alto, il livello ministeriale, per quanto riguarda i propri bisogni di programmazione, di indirizzo e chiaramente anche di controllo e valutazione delle politiche sociali. Sono delle parole, come dire, non casuali, ma che di fatto erano anche state segnalate poi nel percorso di sviluppo del percorso di lavoro della prima area di lavoro comune, e che l'articolo 24 recepisce appieno. E secondo me questa è un buon passaggio. Quali sono le sfide su cui cercheremo come dire, di concentrarci e di attrezzarci? Sono quelle della trasmissione dei dati in primis. Qui vi faccio l'esempio che già alcuni di voi hanno visto nel precedente webinar, delle differenze tra sistema sanitario e sistema sociale. Nel sistema sanitario parliamo di un sistema informativo molto più, tra virgolette, semplice. Poi loro sono stati bravi a costruire un sistema informativo particolarmente funzionale e funzionante, ma lì la cabina di trasmissione delle informazioni è semplificata dal fatto che parliamo di enti che fanno capo allo stesso sistema di governo, cioè che è il sistema di governo regionale, dal momento che le aziende sanitarie locali e i distretti sanitari afferiscono allo stesso sistema. Quindi
Qui invece nel nostro sistema informativo socio-assistenziale parliamo di un sistema informativo di un sistema di governance abbinato al sistema informativo che è multilivello e che è multigoverno, perché abbiamo il livello comunale, che è una cosa diversa dal livello di ambito territoriale, che è un livello di governo diverso dal livello regionale, che è un governo di livello diverso dal livello nazionale. E qui si pongono tutte le problematiche legate all'interscambio dei sistemi informativi, dei diversi livelli di governo e tutti anche i problemi di privacy di cui abbiamo richiamato prima gli aspetti più rilevanti. Per cui, per esempio, non è possibile anche tra enti pubblici l'interscambio, per esempio, dei dati individuali sensibili su alcuni sistemi informativi, come per esempio eclatante fu il caso del Sina, che fu fermato sostanzialmente da una pronuncia del garante della privacy, per cui dati individuali sensibili non potevano essere trasmessi i comuni, ambiti territoriali titolari delle prestazioni alle regioni che invece non erano titolari delle prestazioni, ma avevano la, come dire, potestà di programmazione. Ecco, la seconda sfida che vi ho messo, ne ho già parlato, è la transcodifica dei dati, che è un tema che riguarda, secondo me, e poi mi direte anche voi, se secondo voi questa cosa è trasversale a tutte le regioni, che riguarda anche in particolar modo il Sina, perché qui si pongono diverse problematiche. Di fatto abbiamo già ricevuto la conferma da alcune regioni che hanno compilato il questionario buone pratiche e criticità, che per esempio tutta la partita sulla disabilità è una partita su cui bisogna lavorare, su cui bisogna dare delle indicazioni ai territori, agli ambiti territoriali in particolar modo, per quanto riguarda la trascodifica dei dati sugli stati di salute delle persone con disabilità verso il tracciato Recorsina. Lì vi ho messo giusto lo screenshot di uno strumento di valutazione multidimensionale delle persone con disabilità, tratto per esempio dall'ICF, che è lo strumento al momento più diffuso tra le regioni italiane, poi non tutte lo utilizzano, che deve dialogare con un tracciato, con un tracciato record che vedete a destra, del Sina, che in realtà ha delle logiche diverse. Lì vedete c'è l'esempio sulla dimensione della mobilità, che è una delle dimensioni dello stato di salute dell'individuo, della persona con disabilità, che si sposta da solo, si sposta assistito o non si sposta. Il modo con cui queste informazioni vengono rilevate è un po' diverso nelle schede di valutazione multidimensionale basate sui CF. Perché l'ICF, come sapete, classifica, innanzitutto non valuta, secondo degli indicatori di performance e capacità che vanno per esempio nel caso della mobilità, a rilevare item come il camminare, lo spostarsi, il guidare, lo spostarsi usando apparecchi e via dicendo. Ecco, non è automatica la trascodifica di questo tracciato record di questo tracciato record di CF all'interno del tracciato record del Sina. E allora aspettiamo che tutti trovino delle proprie soluzioni o cerchiamo di dare delle indicazioni comuni ai vari ambiti, ai vari territori
affinché quest'opera di transcodifica avvenga nel modo più omogeneo e funzionale possibile. Io sono più per la seconda e spero che lo siate di più, che lo siate anche voi. Questo per il bene non solo per, come dire, facilitare la vita alle assistenti sociali che devono raccogliere queste informazioni e trascodificarle all'interno del SINA, ma anche per un fattore di come dire, rappresentatività e robustezza e veridicità e comparabilità dei dati a livello nazionale raccolti nell'ambito del sistema informativo non autosufficienza. Un'altra partita è per esempio quella dell'integrazione tra i diversi sistemi informativi. Ecco, anche qui vi ho portato il caso sempre del SINE in particolar modo. Se pensiamo alla valutazione multidimensionale che viene espressa dall'equipe di valutazione che è di fatto la metodologia più diffusa oggi per la valutazione di un caso di un non autosufficiente e per l'attivazione di un progetto assistenziale o progetto di vita per una persona anziana o una persona con disabilità, anziano non autosufficiente o persona con disabilità. Ecco, qui vediamo nel pieno quello che è quello che è il tema. Quello che è il tema centrale, e cioè il fatto che debba il sistema, pardon, il servizio sociale cercare di recuperare, o meglio, non cercare, ma recuperare la componente informativa sanitaria legata agli stati funzionali della persona con disabilità o dell'anziano, legato quindi alla sua mobilità cognitivo e all'asse dell'attività della vita quotidiana, per esempio, che sono dati che al momento transitano per il sistema informativo sanitario e che non transitano per il percorso sociale, per il sistema informativo sociale. Che tipo di raccordi andiamo a sviluppare? E che tipo di indicazioni diamo ai territori per l'acquisizione di queste informazioni? Ecco, questo secondo me è un tema classico su cui le regioni devono lavorare, anche perché le regioni gestiscono tutta la partita sul sanitario e possono quindi dare sicuramente una grossa mano all'integrazione di quelle informazioni prettamente di stampo sanitario che devono servire anche all'alimentazione del SIUS. Questo perché la partita SIUS e la partita SINA sono collegate, come ben sapete, alle misure su Dopo di noi e sul fondo non autosufficiente. L'altro aspetto è quello, ma l'abbiamo già richiamato più volte, quello della protezione dei dati, che il garante per la protezione dei dati personali ha evidenziato le criticità, delle criticità in riferimento alla trasmissione dei dati sulla compatibilità con la normativa in materia di protezione dei dati di una raccolta centralizzata di informazioni trattate a fini amministrativi dai comuni e poi trasmesse dalle regioni e che i dati personali trattati per scopi statistici non possono essere utilizzati per finalità di altra natura. Questi erano i messaggi principali con cui ci dobbiamo confrontare, comunque sia, quindi con quanto previsto dalla normativa, con quanto previsto dal garante, ecco, all'interno di questo perimetro dobbiamo cercare di muoverci ecco, per esempio, Maria Elena, grazie. Un altro problema è che il trattamento dei dati NSIS per il casellario è autorizzato INPS a trattarli e non le regioni. Ecco, questo è un altro tema su cui possiamo riflettere. E soprattutto riflettere anche con INPS rispetto all'autorizzazione al trattamento di questi dati ai fini dell'alimentazione del casellario e del SIUS. Il bello e l'utile, secondo me, di questa area di lavoro comune è che anche voi e anche noi, regioni, chi vi supporta, può suggerire di fatto dei percorsi e delle strategie di ottimizzazione delle informazioni raccolte da INPS al fine di semplificare la vita alle regioni stesse, ai territori stessi e magari anche a INPS stessa, perché spesso le soluzioni migliori vengono
proprio a chi sta alla frontiera, cioè alle regioni e agli ambiti territoriali che hanno a che fare con la problematica tutti i giorni e possono quindi suggerire dei percorsi, delle strade risolutive anche all'IVS stesso. Questo è già di fatto avvenuto anche nel passaggio dal casellario al SIUS, i benefici di questi suggerimenti, secondo me, si sono già in parte visti. Chiaramente è un'opera di lungo termine, un'opera di lungo termine e dal mio punto di vista conviene star qui dentro perché qui c'è lo spazio di dialogo opportuno proprio con chi poi queste soluzioni ce le può prospettare e ce le può anche sviluppare, perché qui dentro ci sta l'INPS e l'INPS di fatto gestisce la piattaforma. C'è poi il discorso, vabbè, della digitalizzazione, soprattutto a livello comunale, ma questo è un tema chiaramente trasversale, chiaramente che tutti voi toccate con mano e che chiaramente, ecco, difficilmente riusciremo a toccare all'interno di quest'ALC perché prende altri percorsi, altre risorse anche, però è bene comunque metterlo sul tavolo, è bene che anche gli enti competenti appunto abbiano mano a mano il polso della situazione su quelle che sono le dotazioni, non solo le dotazioni infrastrutturali, perché qui non si parla solo di hardware, si parla anche di conoscenze, si parla anche di formazione del personale, quindi laddove vi siano delle problematiche legate ai percorsi di formazione del personale dei comuni o degli ambiti sociali, che dal vostro punto di vista rappresentano una questione aperta e quindi un tema su cui lavorare, ecco, la segnalazione di questi aspetti per solo il miglioramento degli interventi formativi, ma anche per esempio delle linee guida, dei supporti manualistici che sono messi a disposizione dall'INPS affinché siano il più user-friendly possibile. Ecco, questa è un'opportunità ulteriore che ci possiamo dare qui dentro. Qui vi ho fatto l'esempio di attualità legato alla legge sul dopo di noi, che di fatto va a ripetere esattamente tutti gli aspetti che vi ho che vi ho detto, potremmo fare anche la stessa cosa sulla misura REI e ritrovarci sempre e ritrovare le criticità che ho adesso anticipato all'interno del percorso di avvio della misura sul REI, ma di fatto vi faccio solo l'esempio legato a una misura potenziale sul dopo di noi, dove i problemi sono legati sia alla trasmissione dei dati, all'integrazione fra diversi sistemi informativi, sociale e sanitario, e l'ho già detto prima. E poi in fase di attivazione del servizio e dei progetti c'è il discorso della protezione dei dati, digitalizzazione dei comuni per il caricamento dei dati, nonché al discorso legato alla transcodifica. Ne ho parlato in maniera più estensiva prima, quando abbiamo affrontato per esempio il tema di come le regioni che adottano strumenti CFE-based devono dare indicazioni ai propri territori sul come tradurre un tracciato record di CF che ragiona secondo logiche di performance sulle attività all'interno di un tracciato record SINA che nasce con logiche diverse e più improntate come dire, alla struttura geriatrica, come dire, a una derivazione geriatrica. Comunque sia, su questo è necessario sviluppare anche qui linee guida e quindi affrontare ciascuno dei 5 punti di criticità che vedete lì elencati. Le aree di lavoro comuni, beh, ne ho già parlato prima, se nella prima area di lavoro comune abbiamo più che altro affrontato il tema della trasmissione dei dati e della protezione dei dati, qui cercheremo di affrontare più che altro il tema dell'integrazione fra diversi sistemi informativi e della trascodifica dei dati. Ciò non vuol dire che non ci si può occupare anche degli altri temi, in particolar modo che non possiate anche segnalare altre criticità diverse dall'integrazione dei sistemi con altri sistemi informativi e di trascodifica dei dati. Fatelo pure perché questo è uno spazio aperto, come vi ricordavo, ed è un canale diretto di comunicazione con il livello ministeriale, con INPS, e si cerca di farlo, come dire, in maniera, passatemi il termine, ordinata, cioè cercando mano a mano di codificare i problemi che emergono e riportandoli a chi di competenza, quindi a Ministero INPS, cercando insieme con tutti di trovare delle soluzioni comuni. Quindi questo è il mio invito di restare qui dentro
perché è importante il contributo di tutti e perché secondo me c'è un vantaggio per tutti, cioè per voi, perché potete vedere come si stanno muovendo le altre regioni, che tipo di soluzioni hanno trovato, che tipo di criticità si sono riscontrate, perché c'è anche la possibilità, mi si passa il termine, di influenzare anche quello che è il percorso di sviluppo tecnico del SIUS da parte di Ministero e di IMSS. In quest'area di lavoro comune, come vi ho detto, c'è stata una prima fase che è stata quella della raccolta informativa su buone pratiche e criticità sviluppate dalle regioni in connessione con le misure REI e SINA, e abbiamo anche raccolto informazioni sullo stato di utilizzo delle linee guida già sviluppate nella prima ALCA. Ringrazio le regioni che ci hanno inviato i questionari compilati, sono stati preziosissimi. Ci sarà ora o meglio, una seconda attività che sarà quella di lavoro in sottogruppi, cioè identificheremo anche sulla base delle risultanze che abbiamo avuto dai questionari compilati, selezioneremo un sottogruppo di regioni che lavoreranno chi sulla partita SINA e chi sulla partita REI. Candidature sono ben accette. Noi avremo, come dire, più un approccio tecnico, come dire, nel capire dove può essere utile collocare le varie regioni, anche sulla base delle esperienze che hanno maturato in questi anni nello sviluppo dell'una e dell'altra banca dati e dei percorsi che stanno sviluppando adesso e che ci hanno segnalato. Quindi, nei prossimi giorni contatteremo noi, come dire, referenti di ALC, i referenti di alcune regioni per invitarli a partecipare a questo percorso. Non si tratta di, come dire, attività particolarmente gravose, sono attività di confronto. Svilupperemo degli strumenti di lavoro che prospettano delle soluzioni sia sul versante REI che sul versante SINA. E cercheremo e chiederemo alle regioni stesse, ai referenti delle regioni stesse, di darci il loro parere, di segnalarci delle possibili migliorie, di segnalarci eventuali criticità che le soluzioni prospettate possono dare. Quindi questo sarà il prossimo step, e quindi aspettatevi, che veniamo a rompervi le scatole nei prossimi giorni, per chiedervi una, diretta Sì, potete partecipazione. intervenire in diretta se volete, Io prenotando un contatto, cliccando sull'omino con la ho finito mano alzata nella il barra mio menu intervento. e vi daremo la parola. Ovviamente serve avere Credo adesso, Maura, che è un incasso, il possibile microfono e le lasciare, cuffie. visto che ho parlato non E so ad quanto, ogni ma modo fin vi ricordo troppo, che lasciare uno la spazio di registrazione del intervento anche alle webinar di regioni oggi se sarà volete appunto disponibile segnalare sull'ALC delle insieme vostre alle slide impressioni, fare utilizzate da domande, Giovanni Viganò. problematiche, E sono domande a cui disponibili possiamo anche dare o all'interno risposta della adesso nostra ove area di lavoro possibile o comune, comunque anche le schede già riportare pervenute dalle anche regioni a su criticità e Ministero, buone IMSS, pratiche che purtroppo rispetto oggi non è all'attuazione potuto delle essere linee presente, ma guida lo sarà e anche se nel disponibili nella percorso lezione prossimo aggiornata futuro. Ecco, nell'ambito dell'ALC c'è questa e che vi sia possibilità, quindi se buone volete pratiche intervenire, fatelo pure. sulle due banche dati di riferimento delle attività che stiamo realizzando adesso, su cui ci stiamo concentrando adesso nell'ambito dell'ALC. Invito i partecipanti di oggi che non sono già iscritti all'ALC appunto, a procedere all'iscrizione e aderire quindi ai nostri lavori ed è possibile farlo inviando una mail al comitato di pilotaggio. Vi saranno quindi fornite tutte le indicazioni utili per procedere all'iscrizione all'area di lavoro online. Come diceva Giovanni, l'area di lavoro online prevede un impegno prevalentemente a distanza e quindi potete svolgerlo normalmente. Di solito noi organizziamo dei webinar o vi chiediamo di fornire delle informazioni. Vedo Giovanni che c'è una domanda e poi c'era una domanda di Maria Elena Tartari che più che altro era un'affermazione, la trovi nel box domande per i relatori. Sì?
di Maria Elena. Quello dell'altro problema è il trattamento dei dati NSYS, questa, da cui però avevo già risposto prima durante la Sì. presentazione. C'è Maria Tricarico, è possibile avere. Sì, già risposto, infatti. C'è Maria Elena. Allora, avere l'indirizzo web del SIS. Allora, non è che esista un indirizzo web, di fatto esiste l'ambiente di lavoro che è stato sviluppato da IMSS. Chiaramente questo ve lo possiamo condividere, anzi possiamo caricare, secondo me è meglio, le linee guida e la manualistica specifica di IMSS sul SIUS, quindi con i link relativi. Secondo me possiamo fare così, Maura, magari creare un post sulla nostra pagina, di modo che tutti poi possano accedere. Quindi se può andare bene per la dottoressa Tricarico, metteremo un post sulla nostra area di lavoro, sul nostro spazio di Ad ogni modo, lo lavoro, spazio di dell'area lavoro, di lavoro appunto come dicevo prima, comune, è di un modo posto che sempre possiate aperto dove trovare potermi lì intervenire tutte le rispondendo indicazioni tramite in maniera più commenti ai ordinata post, alle e discussioni che sono sistematizzata, avviate, e potrei almeno, visualizzare come nel dire, forum le cominciamo schede insieme pervenute anche ai nuovi se che avete sono dei materiali entrati che nell'area volete di lavoro condividere con gli altri comune, partecipanti, a anche quelli utilizzare possono anche gli essere strumenti inviati e messi a della disposizione. piattaforma che è il nostro Abbiamo una luogo. domanda di Marco La La nostra Matta, bottega, diciamo, no? grazie. Il nostro luogo di lavoro quotidiano. Qualcuno sta scrivendo, vedo. Ok, perfetto, quindi troverete lì. Attendiamo che scrivano anche altri. Allora, un ruolo fattivo della regione può prescindere dall'avere una legge regionale che dà competenza alla regione stessa. Sì, un ruolo fattivo della regione può prescindere dall'avere una legge regionale che dia competenza alla regione stessa. Sì, lo posso dire. Anzi, le regioni, come dire, possono avere diversi ruoli nell'ambito della partita SIUS, e lo si vede di fatto, e lo stiamo vedendo di fatto anche nell'interazione con le regioni che hanno partecipato a questa prima fase. Ho citato prima l'esempio della regione Emilia-Romagna, che ha anche avviato un percorso normativo affiancato a un percorso più tecnico-informatico. Ci sono invece altre regioni che hanno pensato di sviluppare un percorso più di supporto ai propri ambiti territoriali, supporto tecnico, più di ambiti territoriali, al di là di, come dire, del corpus normativo che stava alle spalle, appunto. Quindi sì, possono esserci diverse modalità di partecipazione da parte delle regioni, e secondo me è anche giusto che ogni regione sviluppi le proprie sulla base della propria, come dire, storia di lavoro con i territori, con gli ambiti territoriali, della propria storia, del proprio sistema informativo, perché sappiamo che i sistemi informativi in questo paese hanno, sul sociale chiaramente, hanno conosciuto storie diverse, in primis Ok, sì, siamo comunque legate, in nelle particolar fasi modo finali legate alla legge del 328 del webinar. 2000, che ha Rimaniamo previsto che comunque a le regioni disposizione sia io sia sviluppassero i propri Giovanni sistemi informativi sociali, tramite la quindi piattaforma. ognuno di Con fatto, ogni Giovanni i lavori regione ha proseguiranno, adesso concentrandoci percorso sugli percorsi YouTube anche diversi, dati e in anche sulla riferimento a base questa di quelle seconda che sono gli parte stati di attiva attuazione e di dell'ARE, sviluppo dei propri appunto sistemi per informativi Sistema, regionali, è sarete giusto contattati telefonicamente che le per regioni non buttino tutto al macero, ma trovino invitarvi a le soluzioni partecipare a questi normative gruppi di lavoro tecniche più più ristretti in cui confacenti e che in un certo testare o senso meglio verificare si da presso integrano alcune con il percorso soluzioni sino che ad ora verranno individuate compreso. Questo come da dire, noi. visione che Quindi vi metteremo. ringrazio, chiedo, invito Grazie, nuovamente, Maggiorante, anzi, grazie. le persone che oggi già stanno Ok, partecipando ai quella è lavori, l'area quando sono iscritta all'ALCA, ad d'ingresso. inviare Vi una mail al prego mio per pilotaggio risposta. comunicando i loro nominativi in modo da poter procedere alla loro Ok, iscrizione. salutiamo. E quindi ringrazio tutti, ripasso la parola a Giovanni per i saluti finali e ci vediamo al prossimo appuntamento.
Sì, non dico altro, dico solo, no, perché prima la dottoressa Antonucci, Carla Antonucci, ha chiesto di portare i saluti, mi ha chiesto di portare i saluti istituzionali, anche se io Di non nuovo, rivesto arrivederci, ruoli grazie a per il tutti, momento, bravissimo. istituzionali.